Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video e come avrete letto dal titolo, benvenute nel consueto video dei regali di compleanno. Anche quest'anno per il mio 32esimo compleanno, ebbene sì ragazze, sono qui a registrarvi appunto cosa ho ricevuto da parenti, amici, insomma, per questo giorno speciale. Vi anticipo, non saranno moltissimi, anche perché molti sono stati, diciamo, regali, diciamo, mi hanno regalato dei soldi che poi in parte ho investito e vi faccio vedere, in parte poi magari esigenza, magari rinnovo di cosine autunnali prenderò poi in seguito. Però ci tengo, insomma, ci tengo sempre a fare questo video, ormai è tipo tradizione. E quindi ho deciso di farlo anche quest'anno, anche per darvi, non so, magari qualche spunto se state cercando qualche regalo di compleanno che dovete fare appunto voi a qualcuno di caro. Parto un po' random, ragazze, vado a mostrarvi quello che appunto ho ricevuto. Allora, la mia carissima amica Giorgia mi ha voluto regalare due prodottini di Clarins, che è un brand che a me piace molto e che in passato ho provato. Una crema notte, una crema giorno che mi sono piaciute moltissimo. Lei mi ha voluto prendere una crema per il viso e un contorno occhi, adesso vi mostro tutto nello specifico. My Clarins Reboost, una crema, diciamo, idratante rinfrescante, quindi è questa qua, è un classico 50 ml full size. Non vedo l'ora, insomma, di iniziarla. Completamente sigillato, veramente ringrazio tanto Giorgia perché mi fa sempre provare delle chicche, delle cose che poi effettivamente con le quali mi trovo molto bene. E poi mi ha voluto prendere anche il contorno occhi, sempre della stessa linea, che è un contorno occhi roll-on che ho iniziato ad utilizzare per la prima volta proprio questa mattina. Quindi questo qui è la confezione, sono i classici 15 ml. E ha appunto l'applicatore così, quindi con la pallina fresca e roll-on. Quindi grazie mille, Giorgio. Continuo sulla scia, insomma, delle mie amiche. La mia amica Roberta, non ho qui la bustina, però insomma, mi ha regalato una cosina della Guess e mi ha preso un portafoglietto piccolino, proprio perché anche lei si è accorta di sfruttare molto, di aver bisogno di un portafoglio piccino in questa maniera quando magari va a utilizzare borse, tracolline, insomma più piccoline. Dice, quindi ho voluto farti una cosa che per me è stata molto utile, l'ho voluta fare anche a te. L'ho presa in color, diciamo, cuoio, perché sa che è un colore che mi piace molto. E il portafoglio è questo qua, è carino ragazzi perché ha tutti gli scomparti, diciamo, necessari, ma tutto in versione pocket, in versione piccina, compatta. Quindi si apre in questa maniera e qua ha gli spicci, vedete la sacchettina per gli spicci, e poi ha questa zona qua per le carte, questa zona qui per i contanti e questa qui aperta dove magari potete mettere il documento se avete per esempio la carta d'identità elettronica che appunto occupa lo spazio di una tessera. È veramente carino ragazzi, anche perché a me capita, ecco, di dover mettere, cioè quando indosso tracolle, borsette più piccine, non metto il portafoglio di coccinelle che ho, ma metto tutto o in un portadocumenti di coccinelle o in un altro portadocumenti. Invece questo è carino perché avete comunque un portafoglino completo per poter mettere anche gli spicci, ma appunto versione molto compatta, quindi grazie mille Robby. Ok, proseguo ragazze, ma no, ripeto, non saranno moltissimi, insomma, i regali che andrò a mostrarvi oggi. Allora, poi mi è stata regalata una cosina da MAC, bustina è gigante, ragazze, ma all'interno c'è un rossetto. Vabbè, sapete la mia passione per il make-up, sapete la mia passione per i rossetti MAC. Sapete che ne ho tantissimi, penso intorno a una ventina delle full size e tipo, non so, 5-6 delle mini size, che sono molto comode se volete provare, ragazzi, dei colori. Ed è proprio grazie ad una mini size che ho provato, che mi sono innamorata di un colore. Ero intenzionata a comprarlo e poi, insomma, chi di dovere, insomma, ha saputo questa cosa e ha deciso di prenderlo e regalarmelo appunto per Natale. Sto parlando di Mocha, che è un colore bellissimo che ho strautilizzato, quasi terminato la mini taglia e quindi volevo assolutamente averlo in full size perché, ripeto, l'ho sfruttato tanto come colore.
il colore, vabbè, adesso non ve lo swatcho, comunque il colore è questo qui, me l'avete visto indossato tante volte. E ripeto, il discorso delle mini taglie di MAC vi permette di o di avere più colorazioni, quindi di sfruttare, di cambiare più colorazioni, di non far andare male i rossetti se come me ne avete tanti. Oppure, ecco, magari c'è una colorazione che vi ispira, prima di prendere una full size per capire se effettivamente poi la utilizzate, potete prendere una mini taglia. Per me questo ha funzionato perché ecco poi la taglia grande di Mocha. Poi, un altro regalo, ragazzi, che mi è stato fatto, super super gradito, è un regalo, diciamo, benessere, ok? Di coccole, perché praticamente mi è stato regalato un momento unico di relax a mia scelta. Quindi vado nel centro estetico dove hanno fatto questa carta regalo, ecco, e vado a scegliere appunto uno dei trattamenti a disposizione. Può essere un massaggio, può essere un trattamento viso, quindi mi concedo questo momento solo per me, per rilassarmi e curarmi, quindi sono contentissima, quindi grazie mille. Un altro regalo che mi è stato fatto e che è perfetto per la stagione che sta arrivando, perché poi da pochissimi giorni qui a Roma ha cominciato ad abbassarsi abbastanza la temperatura, fa abbastanza freschetto, quindi una bella sciarpa fa super comodo. È una sciarpa a double face perché, ragazzi, da questo lato trovate la fantasia, questa diciamo base è sempre rosa antico con i cuori, e davanti questa un po' più giocosa con tutti questi gatti, quindi molto molto carina. La sfrutterò sicuramente tanto adesso con il primo freddo, ecco. Poi passiamo al regalo dei miei amici stretti, che mi hanno fatto questo regalino che diciamo mi era stato spifferato che desideravo da un po' acquistare questo prodotto. Poi tra una cosa e un'altra non l'avevo mai preso e quindi alla fine me l'hanno regalato loro, e sto parlando, ragazze, delle AirPods. Quindi i miei amici mi hanno fatto le AirPods. Non avevo necessità, ragazze, di chiedergli l'ultimo modello uscito, cioè non è una cosa che insomma mi interessa particolarmente. Mi interessava però avere delle cuffiette appunto senza fili dove io potessi utilizzarle in macchina, non tanto perché ho appunto il computerino, il Bluetooth, insomma, che parlo lì, insomma, al telefono se ricevo delle chiamate, però magari anche qui in casa, magari anche semplicemente, non so, Emanuele sta qui in salone a vedere un film, la partita, io me ne voglio stare a letto a guardarmi un video appunto su YouTube, visto che Nicolò dorme nel collettino, insomma, nella nostra camera, magari per non disturbarlo mi è più comoda, era più pratico. Desideravo, ecco, avere delle cuffiette senza fili, le avevo prese su Amazon, compatibili, diciamo, però non hanno mai funzionato proprio al top, cioè sì, ma più le volte non si connettevano che quelle che si connettevano, e quindi avevo questo desiderio di dire: no, beh, appena possibile mi prenderò gli AirPods. Così, avendo io un iPhone e avendo un MacBook, sicuramente si collegheranno molto più facilmente. Infatti, così è, e quindi finalmente ce li ho grazie ai miei fantastici amici. E niente, sono questa versione qua, ragazzi, questo modello qui. Ripeto, non avevo particolari necessità di ultimo modello uscito, non è una cosa che mi interessa per le iPods. E niente, adesso voglio prendermi una bella cover di Sushi, ce ne stanno tantissime, una bella cover da mettere, così poi me le metto sempre, sempre in borsa. Poi, ragazzi, in questa bustina c'è il regalo di Niccolò, quindi Emanuele, il momento diciamo della festa, cioè del compleanno, quindi lo scarto regali, si è presentato con due pacchettini. Il primo è il pacchettino che appunto insomma, contiene i regalini presi da parte di Niccolò, mentre l'altro, praticamente Emanuele sapeva che io volevo prendere un profumo di Chloé che ho avuto, che ho terminato, mi è piaciuto moltissimo, ma che non l'ho cercato andando in diverse profumerie, ma pare che non sia più in produzione, visto che io
questa cosa l'avevo un po' intuita, avevo cercato anche su internet e lì qualcosa si trova ancora, quindi il prodotto, cioè non ce l'ho il regalo di Emanuele fisicamente qui da mostrarvelo perché appunto dobbiamo ricercarlo su internet e vedere se riusciamo a trovarlo, altrimenti andrò su un'altra profumazione e quindi niente, insomma c'era una stupidaggine sostitutiva del suo regalo con il biglietto che poi insomma avremmo cercato online la profumazione da me desiderata, ma qui c'è il regalino da parte di Niccolò e Emanuele mi ha preso delle cose di cancelleria di Chiara Ferragni. Allora, sapeva, cioè, a me piace Chiara Ferragni, ragazzi, io li seguo molto volentieri sui social, mi piacciono insomma queste cosine, quindi ogni volta che le vedevamo magari tipo nei supermercati ero sempre un po' attirata. Anche lo scorso anno ho preso un quadernino di Chiara Ferragni e quindi questa volta mi ha voluto prendere tre prodotti che sono il quadernino questo qui piccolo, a quadretti dentro. E poi questo qua carinissimo ad anelli, è molto comodo, che penso ragazze che sfrutterò per appuntarmi tutte le cose dell'organizzazione del vostro matrimonio, magari delle idee, magari dei contatti con fornitori, insomma, una sorta di agenda dove annotarmi appunto il tutto. E poi il set di matite tutte sbrilluccicose, tutte glitterate, veramente, cioè, carinissimo, ecco, questi sono, cioè, sono i pensierini, quindi anche a livello insomma, economico non è questa grande spesa, però che sono fatti da persone che proprio ti conoscono, perché quando ho aperto questo pacchetto ero contentissima di ricevere queste cosine di cartoleria a brand Chiara Ferragni. Vabbè, vi mostro una cosina di Repani, Made in Italy, è un'azienda che fa prodotti in pelle, non è il regalo dei miei, perché il regalo dei miei sono stati dei soldini, dei soldi, però sono stati qualche giorno al mare. Di recente, sono tornati al mare qualche giorno e è andata appunto in questo negozio, mamma si è presa tipo una borsa e a me ha voluto prendere questo porta spicci fatto in questa maniera, tutto in pelle vera, molto carino ragazzi. Io non sono solita, diciamo, nel quotidiano utilizzare il porta spicci fatto in questa maniera, quindi io le monete le tengo nel portafoglio. Però può essere molto comodo in diverse situazioni. E poi, ragazzi, io utilizzo i porta spicci e mi si è rovinato quello che ho utilizzato per tutti questi anni durante il periodo del Natale, delle feste dove si gioca a tombola, si gioca a carte in famiglia. E quindi di solito diciamo preparo sempre un porta spicci dedicato. Quindi questo sarà il nuovo sostituto dell'altro che purello, insomma, è un po' distrutto. Ci tenevo insomma a mostrarvelo, anche se non è una cosa inerente al compleanno, ma è diciamo, un ricordino che mi hanno preso dal viaggio al mare che hanno fatto. Ok ragazzi, allora passiamo alla fine a due regali che sono diciamo una parte, cioè sono il frutto di una parte dei soldini che mi sono stati appunto regalati da vari parenti. E proprio ieri siamo andati a fare un giro all'outlet di Castelromano, nello specifico perché avevo detto a Emanuele che stavo cercando una nuova borsa che vi mostrerò insomma per ultima. E quindi ho detto facciamo un giro lì, magari riesco a trovare una buona borsa di qualità senza spendere tantissimo. Nel girare siamo entrati da New Balance dove abbiamo comprato delle scarpe a Niccolò carinissime che avrete visto o vedrete comunque in un vlog. E nel girare ho trovato anche un paio per me a prezzi veramente ottimi, cioè da New Balance c'erano una serie di scarpe veramente con una buonissima scontistica. Quindi mi sono presa le New Balance. Non ho mai acquistato, se non sbaglio, insomma, no, non mi ricordo di aver mai avuto delle New Balance. Ieri quando le ho messe al piede, ragazzi, erano veramente comodissime. Quindi sono molto contenta perché volevo appunto rinnovare una sneakers. Perché in questi periodi di transizione, che può essere autunno, può essere appunto la primavera, io utilizzo molto magari il jeans con la sneakers sotto, poi magari camicetta e blazer, come tipo di outfit. Quindi niente, ero partita con l'idea della borsa, ma se avessi trovato poi in questi negozi sportivi anche un paio di sneakers carine, le avrei insomma acquistate. E così è stato. E ho preso, ragazzi, questo modello qui di New Balance, che sicuramente avrà un nome, io non sono esperta del marchio, perché ripeto, non ne ho mai avuta una. Quello che vi posso dire, ragazze, è che, ah sì, forse il modello è New Balance 373,
E quello che vi posso dire, ragazzi, è che sono veramente comodissime, molto leggere. Vedete che non è tutta pelle, ok? Per il tipo di scarpe da ginnastica che utilizzo io non faccio particolare differenza tra estate e inverno, anche perché in inverno pieno, quando cominciano le piogge e tutto, io vado di stivali, ragazze, non metto la sneakers. Queste qua di solito appunto le utilizzo in autunno e diciamo qui a Roma il freddo vero arriva dopo novembre, insomma, e quindi riuscirò sicuramente a sfruttarle. Mi piace moltissimo, hanno anche questa barra qui color turchese e sono stata felicissima perché al piede sono veramente un guanto, super comode e il prezzo era veramente onesto. Ma passiamo ragazzi all'ultimo diciamo regalo che ho scelto io, vi ripeto, quindi l'ho acquistato all'outlet di Castel Romano e sono andata praticamente a rinnovare una borsa che in un colore, una forma che avevo, ma che appunto era ormai rovinata e strautilizzata. Ma andiamo per gradi. In primis sono voluta entrare da Coccinelle. A dir la verità, ho fatto un bel giro di perlustrazione in diversi brand. Ecco, avevo insomma prima fatto appunto scrutato quello che c'era disponibile di modelli. Io cercavo una tracolla nera. Quindi sono entrata in vari negozi, ne avevo vista una carina anche da Patrizia Pepe che poteva piacermi, dopodiché ho detto vabbè, come ultimo mi lascio Coccinelle e poi decido, e da Coccinelle ho trovato quello che stavo cercando. Sapete la mia passione per le borse in generale, borse firmate, sapete la mia passione per Coccinelle, ne ho tante, forse sei e niente, è un brand che insomma mi piace, con il quale mi trovo bene. Se posso consigliarvi, ragazze, vi straconsiglio i portafogli. Io ho un portafoglio di Coccinelle, ragazze, preso 4 anni e mezzo fa, più o meno, anche di più, e è perfetto. Non ho mai cambiato, io utilizzo quel portafoglio da questa durata senza cambiarlo, nell'utilizzo quotidiano, si sa quante volte si prende in mano, e la zip tiene, non c'è un graffio nella pelle, veramente, veramente ottimo. Se poi andate all'outlet sicuramente lo trovate a un prezzo ancora più vantaggioso. Comunque, bando alle ciance, vado a mostrarvi la borsa che ho scelto, appunto, consegnata nella dust bag. Ok, la tracolla che ho scelto è questa qua, ragazzi. Ora è tutta tutta incartata. Allora, togliamo il tutto. Allora, è in pelle martellata, come vedete, nero, perché dovevo rinnovare la mia tracolla fidatissima, super amata di Twin Set che ho distrutto e quindi ho detto no, voglio cogliere l'occasione di questo compleanno per appunto prendermi con i soldini regalati una nuova tracolla così da eliminare l'altra. E quindi questa qua è appunto 100% vera pelle con la lavorazione appunto martellata come vi dicevo. La cosa che mi era piaciuta, a parte il fatto che io cercassi una tracolla abbastanza capiente, quindi potete vedere che insomma è abbastanza grandina come tracolla, la cosa carina è che ha doppia tracolla, quindi ha sia questa qua che uno magari può sfruttare quando vuole, non so, vestirsi un po' più sportivo, ma all'interno presenta anche la sua tracolla in pelle nera classica, se uno insomma vuole diciamo utilizzarla appunto in total black, quindi questa cosa mi piaceva moltissimo come idea. E niente ragazzi, è semplicissima, all'interno è appunto una tasca unica, è appunto semplicemente una tasca unica. Poi magari se vi interessa vi faccio un video aggiornato delle mie borse, anche se non è che ne ho tantissime di nuove, ecco, era un po' che non ne acquistavo. E poi ha questa taschina qui sul davanti, così, con questa bottone calamitato, molto bello ragazzi, a me vabbè,
Io mi trovo sempre molto bene con Coccinelle, devo essere sincera, è un brand che mi piace moltissimo e ripeto, mi piace molto perché mi fa anche una buonissima durata poi nel tempo. Fatemi sapere se la mia scelta, questa nuova tracolla, vi piace. E nulla ragazzi, spero di non essermi dimenticata nulla come regali da mostrarvi. Spero che appunto vi abbia fatto piacere che io condivida con voi questi regali ricevuti, magari possono essere stati utili per selezionare, scegliere dei regali per i vostri cari. E niente, io spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un bacio grandissimo e se vi va, vi aspetto nel prossimo video. Ciao!